Siamo con Santina, siamo in questo territorio, si usa cucinare la carne di capra. Ecco, nello specifico, perché? Perché praticamente il nostro paese è un paese di montagna, quindi è un piatto molto richiesto, un piatto che è sentito dalle persone, quindi soprattutto la carne, come la cuciniamo noi, poi sono carni allevate nel nostro territorio, quindi è una carne molto buona, tutta allevata con prodotti genuini e sulle montagne soprattutto a pascolare, quindi la carne è particolarmente buona e diversa dalle altre carni Ecco, che come magari. andiamo a cucinare questa carne? Allora, la carne di capra si può cucinare in tanti modi, si può cucinare mettendola a marinare dalla sera prima con i vari aromi tipo rosmarino, l'aglio, l'origano, prezzemolo e vino bianco, si può fare con le grappe e anche la marinatura, oppure si può fare semplicemente bollita che viene buonissima, io soprattutto la faccio bollita senza marinare niente, perché anche la carne quando è buona il gusto si deve sentire, non deve ammazzare il gusto vero della carne, se no non è più carne di capra, Ecco, ecco. il tutto poi con la pasta di casa. Sì, la pasta, i maccheroni o le tagliatelle, le martagliate, ognuno quello che preferisce, ma soprattutto con i maccheroni, è una carne, una pasta richiesta, il sugo, i maccheroni conditi proprio col sugo della E carne. poi non manca una grattata di Di formaggio. formaggio pecorino oppure la ricotta salata, che comunque anche questi sono prodotti tipici della nostra montagna, del nostro bel paese.